in questi giorni Zzzzzz. Cioè ragazzi, ma, eh, ma allora, parliamo parliamo di Antonio Conte, l'ultimo l'ultimo allenatore da prendere all'Inter, perché ora siamo tutti in calo, siamo tutti in calo di personalità, no? Perché vediamo i Zaghi, vediamo i giocatori che si mandano a quel paese. Quindi siamo tutti a, a tutti ci manca di vedere la personalità nel nostro allenatore, una presidenza per modo di dire che, che, che ha fatto disastri ha creato un debito, una voragine di debito non si vede nessuno e parla a maggior ragione sentiamo tutti la mancanza di uno tosto Conte è tosto ma caratterialmente Conte è tosto ma è un allenatore obsoleto limitatissimo a livello tattico e che non va bene per un Inter che deve vincere una nuova proprietà Conte è l'ultima persona da prendere come allenatore anche perché a Tottenham ha rifatto uguale in piazza incomincia a giocare in quella maniera I, 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 i giocatori quelli forti, Kane lì gli fa fare il centrocampista, lo fa ritornare al centrocampo i tifosi lo hanno contestato, Conte out è sempre la stessa storia ovunque vada 5-6 esoneri prende i giocatori, te li strizza poi eh, dopo un anno c'è tutto lo spogliatoio contro mm, non vai da nessuna parte un Conte un allenatore che appena va in Champions League prende schiaffi da chiunque con i Chelsea con la Juve con l'Inter, con signore squadre in Europa League Schignari in panchina, Sanchez in panchina Eriksen in panchina per far giocare ho tutto rispetto D'Ambrosio Gagliardini, ma di cosa vogliamo ragionare Conte l'anticalcio è un allenatore obsoleto Secondo me a fine carriera non si è mai evoluto, non si è mai voluto mettere in discussione ed ha dei grandissimi problemi a gestire la qualità e la personalità dei giocatori, perché lui con qualsiasi giocatore di qualità ha avuto problemi a partire da Ericsson, da Fabregas da William, c'è cioè chi l'ha attaccato anche al muro tipo Diego Costa, cioè ha avuto problemi con chiunque almeno che non tu gli metta. Conte è buono per una squadra distrutta che deve ricostruire, gli dai 10-11 corridori, tra cui 2-3 che sanno giocare a pallone, tanto lui ti fa Vietnam a centro campo e poi ti gioca in contropiede, allora va bene. No? La Juve di Molinaro, la gente lì che c'aveva lui, poi dopo l'ultima Juve era molto forte, quando poi perse con Goldie Snyder con i Galatasaray, vi ricordate? Servono allenatori più bravi, sono allenatori vecchi, andati, bolliti, ma lo stesso Mourinho non si è mai voluto e tatticamente è rimasto a dieci anni fa. A differenza di Antonio Conte, però, se io ti faccio due nomi, Giuseppe Mourinho e Carlo Ancelotti, sono dei grandi gestori di personalità di spogliatoio. Conte non è un grande gestore di spogliatoio. Guardatevi le scene con Lautaro Martinez. Avete mai visto l'allenatore fare quelle scene lì? Mettitelo di qua fenomeno davanti a tutta Italia, a tutto il mondo. Ma di cosa vogliamo ragionare? E poi come se ne è andato questo video? Lascia perdere i giapponesi, lascia perdere anche il cinese. Come se ne è andato Antonio Conte? Datemi i soldi e vado via, altrimenti voglio i soldi per andare via. Cioè, se gli ha dovuto i soldi, gli ha dovuto dare i soldi per mandarlo via. Lo riprende all'Inter per fare cosa? fare cosa lo riprende all'Inter per fare che a che ingaggio vuoi, vuoi prendere questo qui? che gioca ancora anni 70 per fare cosa se poi te mi dici arriva Conte prende allora tra oggi tra Conte e Zaghi non ci sono più possibilità Conte o Zaghi. prendo Conte ma con la nuova proprietà non ci saranno solo scelte Conte e zaghi? si parla che di Tuscel allenatore che a me piace molto Vuole un ruolo da manager. Sempre la stessa filastrocca. Antonio Conte vuole un ruolo da manager. Ma se nessuno gliel'ha mai dato un ruolo da manager, secondo te ci sarà un motivo? A Mancini gliel'hanno dati i ruoli da manager. Perché a Conte non gli danno un ruolo da manager? Perché se gli danno un ruolo da manager, per come la vedo io, lui manda sotto sopra uno, una società. Perché non sa gestire, non, non, sa, non le sa gestire quelle cose. Lui non può fare mai il manager, non glielo fanno fare nemmeno il Premier Dig. Quale manager, io te lo voglio ricordare sempre che l'iter lo, lo ha fatto tornare a brillare Antonio Conte perché ora mi fate girare i coglioni è grazie all'iter che lui è tornato Antonio Conte perché lui l'unica offerta che aveva fu quella fatta da Totti detto a Sky della Roma a 6 a milioni e mezzo. Poi arrivò il cinese e gli fornì 12 milioni. Di cosa vogliamo ragionare? Non lo voleva più nessuno. I grandi allenatori sono altri. Te devi alzare il livello. Dopo il disastro del Chelsea, dopo il licenziamento del Chelsea, non lo voleva più nessuno. Ci aveva malapena la Roma che lo voleva. Ma di cosa vogliamo ragionare? Sono allenatori obsoleti, trapassati, andati e non hanno mai avuto l'umiltà. Di mettersi in discussione e poi tutti gli atteggiamenti che ha lui da Gobbo. Come fa a andare bene a un interista, un Gobbo in quella maniera? Vorrei capire io perché c'è gli atteggiamenti a Gobbo. Difendeva l'Inter No, quando fece così Agnelli, lui non difendeva l'Inter voi ci avete capito nulla. Quella era una lite tra due Gobbi perché Agnelli non l'ha rivoluto alla Juve, ecco perché si mandarono a quel paese. Ma quale Antonio Conte, togliete questo nome, ma non lo scrivete nemmeno questo nome qui. Non v'azzardate nemmeno a scriverlo. Non merita nemmeno lui di comparire accanto all'Inter. Per quello scudetto, vito senza avversari, parliamoci di lui. Ha vinto uno scudetto all'Inter. L'Inter non aveva avversari, e nonostante tutto, ha dovuto giocare una volta a settimana perché lui. Oltre ad essere un allenatore obsoleto a livello tattico, non sa gestire le due partite a settimana. Perché? Perché anche lui ti gioca in quel modulo spacca ossa, che è tutto corso, tutta corsa, che lui ti, deve, lui ti passa addosso atleticamente e vince le partite. È ancora peggio di Inzaghi a livello tattico, Monti. No, peggio di Inzaghi no, perché Conte ha più idee di Inzaghi, però conta tutto sull'atletismo lui. Lui, lui i giocatori li sfonda fisicamente e per come gioca Conte è andato a mille all'ora in quella maniera due partite a settimana no, non le tieni perché? perché lui non ha opzioni di gioco 3-5-2 e paletta e quello è quello il modulo di Antonio Conte dove vuoi andare? calcio è cambiato prima di Conte riprendo 500.000 volte José Mourinho Conte non merita nemmeno di essere accostato al lite, per come la vedo io lasciatelo dov'è, fategli prendere i pomodori ai Tottenham infatti quando ha voluto soldi per andare via non mi sembra che ci fosse tutta la fila dei top club che lo volevano è andato, è andato a prendere i soldi perché con tutto rispetto per i Tottenham, sì, fa parte comunque dei club prestigiosi ma i top club sono Manchester City, Manchester United, Paris Saint Germain Real, Barcellona quando ci fu la voce del Real Madrid, Sergio Ramos alle 4 di mattina in pigiama, sale sulla Vespa, in pigiama, suona il campanello ai presidenti gli dice chi vuoi prendere te come allenatore? Che vu fate? Gli ha detto? Ma te vuoi vedere davvero se non si in campo domani? Chi vuoi prendere te come allenatore? Gli ha detto Sergio Ramos. Ah! No, no, stavo scherzando. Ecco, lascialo perdere. Servono allenatori. Con i dei questi sono allenatori obsoleti che vanno messi da una parte che sono a fine carriera, servono allenatori diversi che hanno voglia di mettersi in discussione, che hanno voglia di rischiare, che si adattano ai giocatori che hanno, perché un allenatore bravo non ti dico sempre. Eh, ma spesso oltre ad adattarsi a chi ad adattarti a chi incontri al tuo avversario, ti devi adattare anche ai giocatori che hai perché Conte all'Inter in, in certi frangenti ha offeso il calcio. Io ho visto in una finale eh, di Europa League Eriksen in panchina per far giocare Gagliardini fino al 75 e non si muoveva più. Io ho visto offendere il calcio con Antonio Conte. Quello scudetto lì, senza avversari, lo diceva Spalletti, ma lo diceva anche Papadopulo. È inutile fargli una statua perché lì traveva la squadra più forte e bisogna essere onesti. E non c'erano avversari lo scudetto lì te lo vinceva anche Spalletti perché Spalletti quest'anno te lo vince a Napoli sotto gamba lo scudetto perché fino alla settimana scorsa eravamo a 18 punti dalla prima per come la vedo io è sempre stato un allenatore sopravvalutato sicuramente è, è bravo qualche giocatore riesce a farlo migliorare eh, tiene molto è bravo a mettere nella testa dei giocatori eh, il culto del lavoro del sacrificio, ma poi finisce lì. Lui non è mai andato oltre quello, quello scanino lì. Non è mai andato oltre, non si è mai migliorato. Te lo ripeto, quando è andato via dall'Inter, no? Che sembrava che avesse vinto la Champions. Io sì, ho vinto gli iteristi, non avevano mai vinto nulla. Hanno rivinto con me. Non mi sembra che tu abbia avuto, caro Parrucca, la fila dei top club europei che ti volevano. Perché il tuo ultimo. Top Club, io lo dissi prima, io lo dicevo da prima che tu andassi via, che l'Iter era la tua ultima grande squadra e ad oggi è così, perché con tutto rispetto per il Tottenham, vogliamo mica mettere il prestigio dell'Iter con quello del Tottenham, eh? Quindi, parrucca, no, grazie e non fatelo più questo nome, per piacere. <ride> Ciao, Iti.